La sentite? Questa è la musica più bella qui in pista. Un 5 litri col compressore da 575 cavalli e gli scarichi accordati. È il canto della Jaguar F-Type SVR, un'altra delle protagoniste del nostro specialissimo dossier sportive in edicola insieme a Quattro Ruote di Luglio. Questa F-Type è la più potente mai costruita delle Jaguar stradali. Costa 144.000 euro, fa lo 0-100 in 3,8 secondi e arriva a 323 km all'ora. Numeri, numeri, numeri. Ma per me le auto sportive sono qualcos'altro, sono qualcosa che ti prende allo stomaco, ti prende alle gambe. E questa Jaguar F-Type lo fa in un modo molto particolare. Mi spiace per chi la pensa diversamente, ma nel contest canoro dei motori automobilistici non c'è turbo che possa competere con il sound di questo 8 cilindri di cilindrata esagerata che ha delle note profonde, basse, vibranti. Una voce però che sa spingersi anche verso le note più alte, perché la zona rossa del contagiri è a 6.500 e tutto quello che c'è sopra è adrenalina pura. Nella guida sulle strade di tutti i giorni, lo ammetto, è persino un po' imbarazzante per il rumore che fa e poi perché ha veramente uno scatto felino. È solo qui in pista che riesce a mettere giù bene i cavalli e la sua dinamica di guida eccezionale, e lo fa con una grandissima disinvoltura. Persino io, che non sono certamente il più veloce o il più smaliziato qui a Vairano, riesco a farla danzare in mezzo ai cordoli perché è bilanciata come un equilibrista. È fantastica da guidare, anche il cambio è perfetto. L'unica cosa che avrei cambiato sono questi paddle che girano insieme al volante. Preferisco di gran lunga quelli della Ferrari oppure quelli della Giulia. L'auto perfetta lo sapete che non esiste, e anche la Jaguar F-Type SVR il suo bel difettino ce l'ha, peraltro facilmente rimediabile spendendo 10.000 euro per avere i freni carboceramici. Quelli di serie, specialmente nell'uso in pista, vanno rapidamente in affaticamento, allungando gli spazi di frenata e anche la corsa del pedale. L'esterno, lo vedete anche voi, è come una tesi di laurea sull'aerodinamica. L'alettone posteriore esce dopo i 110 km all'ora e il fondo è completamente piatto e carenato. E anche l'estrattore dietro è molto bello da vedere ed ha il suo contributo per generare una downforce. E gli scarichi, vogliamo parlarne? Sono così belli che ne vorrei uno nell'ingresso di casa mia. Non perdetevi la pagella e tutti i numeri della nuova Jaguar F-Type SVR sul dossier sportive di Quattro Ruote.